perché non posso riconsegnare il partito a quelli che c'erano prima di me, molto prima di me. Io dico che non c'è bisogno di inventarsi una nuova generazione. Buon pomeriggio a Ignazio Marino, candidato alla segreteria del Partito Democratico. Alcuni giorni fa un mio carissimo amico mi ha detto che la bellezza della politica è quando all'improvviso, come accade con una scoperta scientifica, si aprono squarci inaspettati. Allora raccogliamo tutte le nostre energie ad agosto. Ci serviranno a settembre per vincere al congresso e cambiare l'Italia. Tirato fuori delle idee che ormai la sinistra aveva completamente abbandonato. Sennò qua diventiamo una corrente della destra. Per la segreteria Dario Franceschini, Pierluigi Bersani e Ignazio Marino. Nella mozione Marino, noi vogliamo dei sì e dei no molto chiari. A differenza degli altri candidati mi sembra quello un po' più nuovo, un po' più fresco, con delle visioni più aperte, visioni più moderne anche. Porta avanti una visione della politica più laica rispetto ad altri. Ma sulla decisione più importante della nostra vita, ma potremmo avere una voce in capitolo noi stessi, oppure perché Paola Binetti dice di no, non possiamo averla? Perché Marino comunque può garantire la possibilità di affrontare le problematiche di fine vita e la bioetica in una maniera giusta, corretta e senza legami di tipo confessionale. Sta mettendo insieme una squadra che vuole veramente cambiare l'Italia. Non è un politico di mestiere, ma riesce comunque a centrare un sacco di questioni che ne sono sulle. Perché ha lo sguardo diritto e aperto al futuro. Spesso i giovani non possono neanche aspirare ad avere una posizione migliore di quella dei loro genitori. Il vero petrolio è nella testa dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, che se noi li facciamo andare via, svendiamo il nostro futuro. Settimane fa la scuola materna è stata incendiata. La scuola non è solo un luogo di istruzione dove si apprende la televisione, è un luogo dove si crea l'integrazione. Berlusconi, questi posti invece di sorvolarli in elicottero o in jet, li attraversasse a piedi, io penso che siccome è un uomo intelligente lo capirebbe da solo che il ponte non serve a nulla. Il senatore sta riscuotendo un grandissimo successo e quindi porta questa ventata di nuovo. Il 20% va alla sezione, poi ho preso a tutti i 20 euro, 2 euro vanno alla mozione e quell'altro vanno dove hai detto te. Capito perché mi devo vedere. Senti, ti aspettiamo. Thank you.
questo vino bello e fino alla salute di Ignazio Marino. Per questo vino con amore lo devo alla salute del Senato.